gli 8 volt adjustment, che si può fare già da sopra senza doverlo aprire. E quindi dobbiamo procedere intanto a girare questo sotto sopra, dove abbiamo degli indicatori specifici per il test. Questo è il suo slip mate, il tappetino originale Technics, che appunto sul retro ha queste impostazioni qui. Poi dobbiamo togliere questo tappo qui. Dobbiamo togliere il tappino che sta lì. Qua è la procedura. Allora, dobbiamo fare praticamente l'8 volt adjustment. E per fare l'8 volt adjustment dobbiamo andare nella modalità 1 di test. Quindi prima di accendere, premere il tasto di accensione del giradischi, controllare che il braccio sia libero di muoversi senza restrizioni. Adesso è libero, quindi vado a tenere premuti tutti i quattro tasti qui contemporaneamente, ok? Eccoli qua, li sto tenendo premuti, e poi vado ad accenderlo. Eccolo, lui si è spostato in automatico sul 45. Ora ci dice di mettere lo stilo sul parametro 65, in modo tale che la puntina sia esattamente lì. Devo verificare che sia sul 65. E dobbiamo fare in modo che si accenda la spia di queuing, andando a fare una regolazione con un cacciavite a taglio sulla vite che è posta sotto il tappino di gomma. Quindi dobbiamo togliere il tappino di gomma e con un cacciavite a taglio ruotare, proviamo un po' in senso orario e antiorario, finché la spia di queuing si accende. Mi sembra sia giusto, vediamo. Sì. È sul 65. Si accende perfettamente quando è sul 65. È millimetrico, ma c'è. Sì, c'è. Eccolo là. E questo test qua è fatto. Praticamente è lì sul solco del 65. Ora vediamo anche questo test. Dobbiamo andare in modalità test mode 1, che abbiamo visto che è quella premendo rispettivamente tutti i quattro tasti e poi lo si accende. Eccolo qua. Ecco qua l'informativa. Dobbiamo fare? Bisogna utilizzare anche il tester qui e ci interessano i punti PTR e ground, rispettivamente più e meno, che vanno collegati al tester. Dobbiamo cercare una corrente specifica tramite il tester, spostando il braccetto, e poi far accendere la spia di queuing rossa modificando la resistenza variabile 402. Allora, qui possiamo collegare per comodità due morsetti a coccodrillo, rispettivamente ground e PTR, ground sul nero, PTR sul rosso, e cercare il valore di 8, 799 8. Nello specifico ci dice 8 volt più o meno 0,05, quindi quando siamo su questi valori qua siamo a posto. Niente, cosa si fa? Bisogna spostarlo finché si trova la posizione corretta e abbiamo il controvalore di circa 8 volt e all'incirca poco più del raggio 65 mm apparentemente. Andiamo a regolare quindi la UR402, ruotiamola finché va ad accendersi, deve accendersi appunto la luce del queuing, quella a fianco a destra. Ed è accesa, quindi la taratura di resistenza variabile 402 era a posto. Eccola qua, vedo che è accesa. Perfetto. Siamo a 799, comunque siamo nel range corretto. Ed è tarata, perfetto. E niente, quando anche questo test è a posto, non si fa altro come da informazioni spegnere
quando il LED di queuing si accende non dobbiamo fare altro che poi spegnere premendo il power off. Eccolo. Ora vediamo la procedura dell'aggiustamento dei 4 volt. Dalla modalità precedente andiamo a premere il tasto stop e passeremo in automatico al test mode 2. Dobbiamo spostare ora il braccetto sulla posizione 48 mm. Centriamolo accuratamente, la puntina con il solco a 48 mm. E dobbiamo fare in modo anche qui che si accenda la luce di queuing. Per farla accendere dovremo andare a ruotare con un cacciavite, la resistenza variabile è 401, che è quella appunto a sinistra. Ruotiamola leggermente piano piano, proviamo un po' verso destra, poi proviamo un po' verso sinistra finché la luce queuing si accende. Così fatto, il test è riuscito. Riportiamo il braccetto alla sua posizione neutra all'inizio sulla pinza e premiamo il tasto stop per passare alla modalità normale e completare, terminare anche questo test dei 4 volt. Ora non ci resta che vedere di regolare l'altezza. Proviamo a fare stop, vediamo, funziona, ok, c'è un leggero saltino, qui appunto si può decidere se regolarlo un po' più alto o meno in modo che vada a scivolare correttamente. Allora premiamo queuing, lui si alza e con un cacciavite a taglio dobbiamo andare a regolare quella vite lì. Girando in senso orario si abbassa, in antiorario si alza. Proviamo così. Adesso è bello alto. Eccolo qua. Proviamo a vedere. Ecco, perfetto, scivola molto meglio sopra. Ora vediamo il tracking force e l'anti-skating, che sono rispettivamente il tracking force e la forza di tracciamento, ovvero la forza esercitata dalla puntina sul solco del disco. È una misura della pressione basata sul peso in grammi della puntina e ogni puntina ha un suo peso, un range di peso in cui lavora. E questa informazione la troviamo all'interno del manuale tecnico della puntina. Anti-skating invece è una funzione che serve a prevenire lo slittamento del braccio verso il centro del disco durante la riproduzione, ma può anche essere spinto all'esterno del disco. A causa della forza centrifuga abbiamo questo parametro che tendenzialmente lui viene spinto verso l'interno, ma può succedere anche in alcuni casi che venga spinto verso l'esterno del disco. Dipende se il peso è stato tarato correttamente, il peso della puntina è stato tarato correttamente. Nel caso specifico qui del Technics, il giradischi monta una puntina con una forza, un tracking force, una grammatura che va da un grammo a un grammo e mezzo. E in questo modello l'anti-staking è tarato di fabbrica a 1,25, invece su altri modelli più moderni lo si può tarare manualmente. Di solito il parametro anti-skating e tracking force è uguale, quindi se abbiamo una puntina che deve essere tarata su un grammo e mezzo, anche l'anti-skating dovrà essere tarato rispettivamente a 1,5. Quindi, bilanciando questo parametro relativo alla specifica puntina, permettiamo una più linearità nel solco, evitando anche che si rovini il solco e che la puntina stessa si consumi in maniera errata, come anche
che rimanga effettivamente dentro al solco e non lo scavalli, soprattutto magari in registrazioni dove i solchi sono più fini o sono stati stampati su dischi, ad esempio, con grammature più leggere, quindi meno spessi. Sono appunto dischi, famosi dischi da 180 grammi, che sono più spessi anche per permettere un'incisione più profonda. Caso specifico del nostro Technics modello a trazione diretta, controllo al quarzo, Technics SL-QD22. Questa puntina qua, da informazioni tecniche, ha un tracking force, di tracciamento, che va da un grammo a un grammo e mezzo. Puntina d'epoca anche questa, Stanton L725E, dove E sta per ellittica. Credo anche sia abbastanza difficile da reperire e trovare, però avevo conservato l'astuccio originale con le informazioni tecniche. E vado a fare questa procedura qua. Allora, intanto accendiamo il bilancino, eccolo lì, e vado a sostanzialmente ruotare questa vite qua. Allora, lui ha dei parametri qua di riferimento, ma andiamo a vedere, adesso dovrebbe essere intorno all'1. Però vediamo che non è perfettamente corretto, quindi dobbiamo per questo utilizzare un bilancino per andare, diciamo, più per andare più con certezza, essere più, diciamo, sicuri della misurazione. Io andrò a impostarla tra, diciamo, l'1,25 e 1,30. Possiamo farlo sia col cacciavite, se ovviamente è duro, e sia anche, riusciamo a farlo anche ruotandolo a mano. Girandolo quindi in senso antiorario, scende. Ecco, sta scendendo. Quindi proviamo circa così. Siamo a 1,18. Dobbiamo regolarla un po' di più. Quindi torniamo qua e la mandiamo un altro peletto avanti. Proviamo. 1,28. Sì. Va bene, insomma, non è che dobbiamo essere proprio precisi al milligrammo. Bisogna sempre andare a vedere le specifiche tecniche della puntina, in modo tale da eguagliare questo parametro qui sfruttando un bilancino di precisione. Un altro test interessante, più pratico, per verificare l'anti-skating è avere la possibilità di avere un disco con facciata senza groove, e quindi andare proprio a mettere la puntina sopra e vedere se viene spinta verso l'esterno o verso l'interno. Allora, proviamo a mettere in play qui. Facciamo la puntina circa qua. E vediamo che rimane. Quindi è perfettamente bilanciata. Ha proprio delle leggere fluttuazioni, vedo, ma è molto stabile. Ecco. Vediamo che è molto più stabile. Questo, diciamo, è un test pratico, empirico, che può dare un aiuto in più, diciamo, nel verificare proprio qual è il funzionamento e come dovrebbe funzionare la puntina. Però bisogna avere appunto un disco senza solchi per effettuare questa procedura. E vi vado a svelare che la teratura che avevo fatto precedentemente, che era all'incirca, quindi cosa avevamo fatto? Un po' di più di 1,20. In realtà, per ottenere questo risultato qui, ho dovuto impostarla a 1,45. Quindi ho dovuto, diciamo, aumentare, ruotando la vite posteriore, un po' di più il parametro. Un'altra cosa che mi piace verificare è se è in bolla. Quindi qua effettivamente, vediamo, sì, qua il centro è in bolla, proviamo a spostarci un po' qua, è in bolla, proviamo così,
C'è, sì, vediamo se provo un po' a sollevare i piedini. Magari questo qua posteriore. Ecco. Ecco, diciamo che questo è il kit finale per la calibrazione, quindi un bilancino e un paio di bolle e se avete possibilità anche un bel vinile senza solchi, con una facciata non registrata. Questo è il top proprio se vogliamo andare proprio di fino a calibrare anche, in particolar modo, discorso del piano con la bolla, ma più che altro per calibrare proprio di fino la parte di anti-skating, ecco, soprattutto su questi dove non abbiamo un controllo come in quelli nuovi. E quindi io, avendolo prefissato su quel 1,25, poi testando con appunto un vinile senza solchi, ho visto che andava un po' più di peso. E quindi magari ci si può aiutare anche con questo, ecco. Ed eccoci qui, siamo arrivati alla fine di questa avventura dei tre video dedicati all'SL QD22, questo giradischi vintage anni 80 con un po' di pregi e difetti, ma alla fine abbiamo visto un po' come sistemare l'elettronica con il problema del queuing, ricappando i due condensatori della PCB. Nonché abbiamo visto i vari test di aggiustamenti delle correnti e abbiamo anche dato un'occhiata al suo sistema di anti-skating, trovando una quadra per quanto riguarda anche questo parametro. Vi ringrazio per aver seguito questi video, aspetto vostri like e ovviamente aspetto anche i vostri feedback nei commenti. Sempre con tanta buona musica, keep on grooving, keep on music, qui dal Dave, yeah! Ciao!